Quindi io penserei di aprire la discussione, immagino che abbiate un sacco di domande da fare o no, sono stati chiarissimi i nostri operatori, i nostri relatori, però penso che magari qualche domandina, ecco, prego. Magari presentiamoci anche così, visto che... Arriva il microfono, magari, se glielo puoi portare, grazie. Buongiorno, sono medico palliativista. Diciamo, si può dire ancora ASL 12 o dobbiamo già dire ASL aria vasta? Tutti insieme, chissà. Va bene tutto, ci va bene tutto. Allora, due domande, una per il professor Mauri ed una per il dottor Savino. La prima, sono rimasto molto perplesso su quell'affermazione che solo il 50% di pazienti con diagnosi oncologica vanno incontro a depressione. E come ci ha benissimo detto nella relazione il dottor Miniati, il passaggio dall'io sano all'io malato è un momento veramente traumatico. E mi ricordo una pubblicazione del professor Ferrari, parlava della polvere di Giotto, c'è come una, nella vita di una persona il sapere di avere una malattia neoplastica è così destruente complessivamente come lo è stato il sisma del 97 in Umbria, come viene polverizzato tutto e la nostra deve essere la capacità ricostruttiva. Quindi mi rimane strano pensare che solo il 50% viene colpito, cioè ha un evento traumatico depressivo, mentre l'altro 50% riesce a superare autonomamente questo evento. Quindi questa è la prima mia perplessità. La seconda invece è di tipo farmacologico e la rivolgo al dottor Savino, ma vorrei coinvolgere il mio maestro di master, che è il professor Torta, che è qui presente. Cioè, nell'elenco di farmaci che avete inserito, ce ne sono tanti, ma in tempi abbastanza recenti sono stati inseriti tipo la venlafaxina, che è la scuola di Siena soprattutto, e inserirei anche la duloxetina. E SSRI di nuove generazioni sono. E io personalmente, in qualunque tipo di approccio in terapia del dolore, associo sempre, costantemente, in un ammalato neoplastico e anche non neoplastico, questi tipi di farmaci, perché certamente la componente del dolore, la componente emotiva, affettiva emotiva del dolore, coinvolge anche questa sfera e quindi c'è bisogno di questo tipo di supporto. Quindi piacere la loro esperienza su questi tipi di farmaci. E l'altra domanda è per il professor Mauri, grazie. Il problema nasce dal livello di diagnosi, cioè quello lì del, tra l'altro il 50% è soltanto in quegli studi fatti proprio nei centri di cure palliative, mentre per quanto riguarda la popolazione generale affetta da una patologia neoplastica, le percentuali sono anche molto minori, si va intorno al 20-25, in alcuni casi anche meno. Il problema è come viene definito il concetto di depressione. Cioè, se noi intendiamo come depressione, appunto, la risposta emotiva marcata ad un evento stressante, beh, quello è chiaro che ce l'hanno più o meno tutti. Il problema invece è intesa come diagnosi di depressione, secondo quelli che sono i criteri della depressione clinica, e allora le percentuali si riducono. Tant'è vero che in una di queste cose ho segnalato il fatto che in questi studi la diagnosi fatta da diciamo persone che abbiano un training, che abbiano una, diciamo, un'esperienza clinica, psichiatrica o psicologica, è decisamente inferiore come percentuale rispetto a quelle fatte da ricercatori o intervistatori laici, perché probabilmente l'intervistatore laico tende a valorizzare la componente emotiva, però non tiene conto di quelli che sono tutti gli altri aspetti legati alla diagnosi propria di depressione. Penso che questo sia un po' il motivo del perché di questa discrepanza, certo. Lui ama questa posizione. Sì. Ama questa posizione. No, è giustissimo. Quelli erano alcuni dei farmaci più utilizzati, ma insomma su una base di tutto così estratti dalle varie schede. Abbiamo usato anche ovviamente la duloxetina e la venlafaxina. Ora, giusto, andrebbero forse usati di più. Nel nostro
nostro caso, diciamo che per quanto riguarda la venlafaxina, l'ostacolo era un po' dover raggiungere una dose efficace per attivare il meccanismo di doppiazione, eccetera, e quindi salire di dosaggio. E questo implicava qualche giorno in più rispetto, per esempio, alla mirtazapina, che a dosaggi molto più bassi è già ben attiva, e aveva poi anche il vantaggio di migliorare il sonno, spesso disturbato in questi pazienti nel contesto ospedaliero, le camere con 6 letti, eccetera, eccetera. E problemi con ipertensione arteriosa, eccetera, non sono stati quelli, ovviamente, basta stare attenti a regolare i dosaggi. Ci voleva un po' più di tempo, avevamo pochi giorni, e seguirli dopo, essendo pazienti che spesso venivano da molto lontano, sarebbe stato problematico. Per quanto riguarda invece la duloxetina, non nascondo che in alcuni casi, soprattutto in quei pazienti, molti dei nostri che avevano una base ansiosa, soprattutto dello spettro panico, risultava già col dosaggio di 30 mg piuttosto attivante, stimolante, quindi aumentava i livelli d'ansia spesso i primi giorni, in quei pazienti e non in tutti, siamo d'accordo. E quindi questo forse è stato un motivo per cui è stata utilizzata meno di quanto giustamente lei diceva andrebbe fatto, visto le caratteristiche del farmaco. Grazie. Un pochino di difficoltà in questi pazienti perché oggettivamente se non è assicurata l'adesione al trattamento, la sospensione improvvisa di venlafaxina aumenta il rischio suicidario, questo è un dato abbastanza riconosciuto in letteratura, e in quella tipologia di pazienti io questo aspetto cercherei di evitarlo, insomma. Magari il professor Torta vuol concludere su questo argomento. Mi ha tirato in causa. si sente. Allora, due considerazioni. La prima, la scelta del farmaco è calibrata sul paziente. Quindi dipende dai cluster dimensionali. In alcuni pazienti va meglio l'SSRI, in altri pazienti va meglio il duale, in altri pazienti va meglio il duale atipico come può essere la mirtazapina. Quindi io direi di non ragionare sul farmaco ma sul paziente. È chiaro che quando nel cluster depressivo prevalga una componente algica in cui entri in gioco anche una modulazione emozionale e cognitiva, i duali sono certamente più efficaci rispetto non ai triciclici, che però sono meno tollerati, ma rispetto ai selettivi serotoninergici. E poi noi siamo per la titolazione, quindi il 30 mg può essere attivante, ma allora si fa copertura benzodiazepinica temporanea e non si rinuncia al farmaco. Invece, se posso un commento rapidissimo sulle percentuali, io non credo alle percentuali, per questo motivo, perché noi passiamo dal 10 al 90 al 100%. Dipende dalla fase in cui andiamo a valutare la patologia. In una fase di comunicazione diagnostica la percentuale switcha verso l'alta, in una fase di progressione metastatica arriva al 90%, nelle terapie palliative può arrivare al 90-100%, nella fase di remissione scende al 10%. Poi ha perfettamente ragione l'amico Mauri, dipende da chi lo valuta e da come lo valuta, perché i test danno dei falsi positivi, soprattutto quando i test non screenano la componente somatica, per cui se io faccio una Hamilton a un paziente oncologico avrò dei falsi positivi perché mi somma come depressiva tutta la componente somatica, e allora si può fare soltanto il test come screening, ne parlerò, e poi il colloquio diagnostico, che è quello che a un certo punto va a discriminare le percentuali. Però ripeto, tutti i lavori abitualmente danno delle mediane e il 50 è la somma tra 10 e 90. E non vuol dire che sia 50 per tutti. Prego, c'è una domanda laggiù? Arriva. Mentre la intanto mi presento, sono Giuliano Casu, sono psichiatra, direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Empoli. Mi incuriosisce una cosa sulla ricerca nella psico-oncologia, e mi pare che si stia sempre più orientando verso una ricerca di genere.
cioè la maggior parte dei lavori sono orientati sul sesso femminile. E questo è un pochettino curioso, anche perché spesso le reazioni che noi vediamo anche a livello di comportamenti suicidari o parasuicidari sono molto prevalenti, direi, nel sesso maschile. Allora mi domandavo se gli studi eventualmente fatti evidenziano una differenza di risposta, ad esempio, fra i sessi di fronte alla, come risposta appunto a questo tipo di patologia, ecco, cosa si sa in proposito. Un po' quello che diceva anche amico Torta, in realtà da quello che risulta dalla letteratura non c'è una grossa differenza tra uomini e donne, cioè sembra quasi che ci si sposti di più verso il sesso maschile, in considerazione del fatto che in generale, nella popolazione generale, la depressione è il doppio nella donna rispetto all'uomo. In questi casi qui sembra che siamo sugli stessi livelli, però il problema è il solito, il punto di osservazione quale e da parte di chi e dove. Ora, quello che è stato riferito qui a proposito dei progetti di ricerca nasce anche da un'oggettiva maggiore possibilità di collaborazione con Manuela e con Marisi a proposito di questa patologia. Nulla vieta un domani di fare un discorso più ampio, magari anche con patologie prevalentemente maschili, tipo, che ne so, il tumore della prostata piuttosto che altro. Però per il momento questo abbiamo, e ben felici di avere questo, visto che per adesso non c'è altro lì aperto. Non so se vuoi dire qualcosa. Assolutamente d'accordo, cioè dipende dal tipo di osservazione. È chiaro che lavorando sui tumori ad alta diffusione come quelle delle breast ci si sposta al femminile, c'è un'attenzione culturale, emozionale, c'è anche un sostegno dal punto di vista delle associazioni di volontariato oltre che della LILT, che è un pochino più in quota rosa. Però quando lavoriamo sulle altre patologie, noi che lavoriamo sui problemi della prostata e sui problemi del testicollo, c'è un bilanciamento al contrario della patologia, con problematiche differenti. Concordo pienamente con Mauro che in oncologia quella differenza di genere del 2-1 femmina mentre maschi si perde assolutamente, non solo per la patologia, all'interno delle stesse patologie. Ecco, se posso aggiungere una cosa, in effetti l'osservazione è più che giusta, cioè il discorso di genere, ma credo che sia più che altro davvero un fenomeno culturale, perché in realtà la donna non si vergogna di dire le proprie emozioni, l'uomo molto di più, quindi in percorsi che sono più avanti, ma non più numerosi, sono solo più avanti, come il tumore alla mammella, che sono, perché sono partiti prima in realtà. Ecco, questa interazione è diventata prima un'osservazione, poi è diventata parte integrante, ora è necessaria e indispensabile. Però ecco, per dire, in regione è stato approvato nei giorni scorsi la partenza di un percorso per la prostata esattamente con le stesse caratteristiche di quello che ha la mammella o i tumori femminili. Quindi mi aspetto che nei prossimi anni l'evidenza che noi ora presentiamo possa essere presentata solo per il fatto, non perché non c'è, ma perché viene alla luce. C'è tempo ancora per una domanda, perché poi c'è il caffè che ci aspetta. Qualcuno l'ha da fare? No? Allora vorrei approfittare per ringraziare Barbara Boccardi, che fa parte. Barbara, vieni qui un attimino, abbandona il tuo ruolo, che è colei che tutti avete conosciuto perché ha curato per la LILT il convegno. Senza di lei probabilmente molti di voi non sarebbero qui, perché ha fatto veramente di tutto, quindi veramente a lei grazie come responsabile scientifica del convegno. E prima di lasciarvi al caffè sono stati fatti dei cenni a un problema che per noi della LILT è molto importante. Stiamo parlando molto di pazienti,
Tutti noi medici, e parliamo per i chirurghi, per gli psichiatri, per me che sono una radioterapista, ci poniamo da qualche tempo il problema che è stato accennato, cioè il problema del medico che segue questi pazienti. Ecco, mi farebbe piacere se, andando avanti col convegno, se qualcuno dei relatori ha esperienza di gruppi o di un supporto agli operatori, ce ne facesse cenno, perché questa cosa a Pisa fatica molto, vero Manuela, a decollare. Sì, però ecco, voglio dire, anche appunto, anche gli operatori hanno bisogno. Che dici, andiamo al caffè? Andiamo, certo, vorrei concludere con una cosa, che per alleggerire un po' il coso, se per caso un giorno vi sentite tristi, un po' depressi, andate in psichiatria, vi mettono i 500 euro per terra, quindi voi li potete raccogliere e così vi passa tutto.